Siamo arrivati all'ultimo giorno di SPS IPC Drives Italia. Anche oggi possiamo osservare che i corridoi e gli stand degli espositori sono pieni di visitatori interessati appunto a osservare, a discutere e anche parlare delle ultime innovazioni tecnologiche che sono state presentate dalle aziende in queste tre giornate molto intense. Innovazioni che stanno contribuendo a rilanciare il Made in Italy, perché si parla di risparmio energetico, si parla di recupero di produttività, si parla di competitività in genere, quindi sono tutti gli elementi che contribuiscono a rendere il Made in Italy competitivo sui mercati esteri. Possiamo già tracciare un primo bilancio, nel senso che oltre alla crescita degli espositori che abbiamo registrato fin dall'inizio, siamo arrivati a quasi 600 espositori alla quarta edizione di questa manifestazione, c'è stato un aumento notevolissimo dei visitatori, sia il primo che il secondo giorno, in media un 18% di crescita, che di questi tempi è un risultato assolutamente straordinario, e anche l'ultimo giorno sembra confermare in pieno questa tendenza che si è delineata appunto nei primi giorni. I primi colloqui con gli espositori hanno dato un esito molto positivo per quanto riguarda la loro soddisfazione, non solo con la quantità dei contatti che hanno ottenuto in questa fiera, appunto in crescita rispetto alle ultime edizioni, che erano già state apprezzate molto sia per la quantità che per la qualità, ma proprio quest'ultimo elemento sembra che sia effettivamente il motivo di grande soddisfazione che ci è stato espresso, perché gli operatori che sono accorsi sono proprio gli interlocutori più qualificati, e quindi la soddisfazione sia dei visitatori ma che degli espositori è attualmente ai massimi livelli. Siamo convinti che questa manifestazione potrà crescere ancora sull'onda dell'entusiasmo che è stato espresso in questi giorni, e quindi ci aspettiamo per il 2015 un'ulteriore crescita, un ulteriore arricchimento del programma di palinsesto, di convegni, e diciamo un SPS 2015 che sarà ancora più bella, più ricca.